Può toglierci il lavoro, può toglierci forse alcuni lavori, potrebbe invece dall'altra parte regalarcene, donarcene di nuovi. Il problema forse è riuscire ad uscire da questa dicotomia. L'intelligenza artificiale non cancellerà delle intere professioni, ma il fatto di poterla utilizzare, come stiamo vedendo con ChatGPT e con gli altri strumenti di intelligenza artificiale, il fatto di poterla utilizzare come un assistente, sicuramente cambia il modo in cui noi lavoreremo. Il lavoro che oggi magari oggi devono essere svolti da 5 persone, in futuro magari quello stesso lavoro potrà essere svolto da una persona. Perché usando questi strumenti come assistente, la sua velocità, la sua efficienza quintuplicherà. Quindi sicuramente non bisogna avere né una visione apocalittica né una visione ottimistica, ma una visione realista. Questi strumenti sicuramente mettono pressione sul mondo del lavoro, offrono nuove opportunità, presentano anche dei nuovi rischi. Il compito della società e della politica è capire qual è il modo migliore per governare questi nuovi scenari. Dal dibattito con Riccardo Azzezza e con Marco Bentivogli, quello che è emerso fondamentalmente è che da una parte abbiamo bisogno di mantenere al centro l'essere umano. L'intelligenza artificiale funziona se è l'essere umano che la gestisce, è l'essere umano che la governa, è l'essere umano che sa trarne le migliori opportunità. Questa idea che possa essere una tecnologia che sfugge al nostro controllo o che ci sostituirà dipende da noi fondamentalmente, siamo noi che la stiamo progettando, siamo noi che possiamo utilizzarla per valorizzare al massimo quello che è il nostro rapporto e apporto sul mondo del lavoro. Ne è emerso anche una volontà in uno scambio comunque abbastanza anche acceso, possiamo dire così, tra una visione magari un po' più pessimista e una visione magari un po' più ottimista, ecco che la paura non ci porta da nessuna parte. Quindi sicuramente quello che noi possiamo fare è essere consapevoli di quelli che sono i rischi, ma non per averne paura, per superarli e sfruttare al meglio le potenzialità di questa che è sicuramente una tecnologia trasformativa.